Prima nazionale ieri sera al cinema multisala Massimo a Lecce di Flower, un film prodotto da Vito D'Agostino e Maria Antonietta Vacca Produzioni. Un grande successo con una sala sold out per un lungometraggio di infinita delicatezza, con tante sfumature in grado di suscitare emozione e commozione, ma anche con scene di puro divertimento. Una storia nostalgica del Salento del passato, con ricostruzioni di spaccati di vita quotidiana dei borghi dove è ambientata, costellata di fiori come filo conduttore e dai luoghi dell'infanzia del protagonista. Siamo felicissimi, abbiamo lavorato tanto e ci aspettavamo un risultato, ma non come questo. Davvero siamo entusiasti della partecipazione del pubblico e della risposta che abbiamo sentito, che abbiamo percepito mentre eravamo in sala e dei grandi applausi che sono scrosciati alla fine della proiezione. Straordinaria l'interpretazione artistica del lungometraggio da parte di tutti gli attori, le attrici e le ballerine di scena muta, della maestra Sophie Guido e dei protagonisti Raffaella Di Caprio e Luca Trevisi. Un altro successo firmato dal regista Gino Brotto, con musiche originali di Riccardo Notar Pietro. Spalanca nuovi orizzonti. Una sala strapiena, quasi 700 posti, ma mi sembra di aver visto anche qualcuno in piedi. Un grande successo per la prima di Flower, un film in cui c'è tanto lavoro, tanto sacrificio, quindi vedere la sala così piena ci ha sicuramente ripagato di tutto quello che abbiamo fatto. È un film molto poetico, un viaggio profondo nei sentimenti, quindi da vedere assolutamente.